e chi ci ha sentito da casa ha capito. Chi non l'avesse capito fino ad oggi ha capito. Il vero è stato squarciato, la maschera della gente. Il preteso cambiamento non c'è. Si sono presi in giro. Questa è la mia premessa. Sentire gli interventi. È vero che il consigliere Olivieri e Olivieri e il consigliere Saluzzo chi ha sentito si è fatto l'inviare la scelta. Il consigliere Olivieri qualche meno la mia lettera ha convinto. Il consigliere Olivieri si dice, vista la nomina della commissione, per generale, si chiede di discutere. Poi, ognuno di noi la sua idea, perché siamo tutto perfetto, io ritengo che ci siano dei problemi, ma quello proposto del merito, se la legge è di 16, 15, 14, o se era in vigore o non era in vigore, quando è applicato, la procedura esecutività senza motivazione, quindi legittima, per carità. Guarda, io sono convinto, assolutamente convinto, che qualsiasi dei partecipanti al processo di corsa comincia a mani basse. Però quello è un problema che a me non interessa, a me interessa porre il problema. Il problema politico è come si muove questa costruzione, che su questa pratica ha veramente generato la maschera. Di quello che diceva il consigliere Grosso, in modo molto efficace, è assolutamente vero. Questa amministrazione si è mossa, è nata di questa coalizione, ma molto intorno al tema umanistico. Ma è inutile, se ci sono 8 tra architetti e ingegneri tra i 20 consiglieri di maggioranza, ci sarà un motivo. Se questa amministrazione umanistica non è stata appoggiata da un assessore uscente del centrodestra per 10 anni molto criticato dal PD, ci sarà un motivo. Se quell'assessore uscente oggi è renziano ed esponente di uno dei gruppi renziani, non PD, ma comunque Valerioni a sostegno della candidata renziana alla regione di Umbria, c'è un motivo. È inutile che ci raggiungerà la Umbria e continuiamo a prendere in giro. Diciamo una cosa questa. Quindi il tema è prettamente politico, questa amministrazione ha fatto una forzatura, a mio avviso molto grave, politicamente, secondo me anche politicamente, non sono sbagliato, quello che mi interessa su questo argomento, non mi interessa fare battaglie in punta di diritto, a me interessa che la gente capisca e si renda conto di come si muove questa amministrazione, quali sono le priorità di questa amministrazione, perché, caro Olivieri, guarda che io me lo ricordo bene, posso anche chiedere da parte della Commissione, quel consiglio comunale di ultima mandata, è stato detto chiaramente che quella modifica era per cacciare la commissione. Detto questo, credo che il Presidente, magari più non ho chiesto la parte personale, perché il dottor Borne, sulla questione della vecchia commissione. Allora, su quella del 2009, si diventa striscino, non si ha dato. Continuate a diventare striscino senza avere bene conto, poi siete fatti degli autocorpi un po' dopo, quindi avanti le cose. L'ha nominata lui. C'era un vostro membro, c'era un vostro consigliere comunale che faceva parte, oggi mi dite che quella commissione non andava bene. Quanto alla sorella?